siamo stati molto bravi, è una vittoria importante, è importante soprattutto perché non è facile partire 0 su 6 e poi fare 4 su 5 e l'unica sconfitta che abbiamo fatto poi è stata nella partita con Milano anche nei modi in cui è avvenuta, quindi non è assolutamente facile e allo stesso tempo non è scontato, soprattutto perché avete visto ancora che tra il via vai nel roster, il fatto di aver trovato ancora una fisionomia definitiva e tutte le cose ancora che abbiamo da sistemare, è una squadra ancora che fa ottime cose e dopo, immediatamente dopo invece fa errori grossolani. Quindi da un lato sono molto soddisfatto e dall'altro è il momento di veramente di tenere la testa sul manubrio. Invito a farlo anche voi, vi prego. Di non cominciare a veleggiare con playoff, final eight e robe del genere, perché questo è il momento veramente di mantenere la testa sul manubrio e continuare con questa mentalità, perché oggi noi abbiamo giocato l'ultimo quarto con una squadra che aveva la mentalità della salvezza. Quindi poi dopo, quando noi avremo raggiunto quell'obiettivo lì, come sapete non è che sono arrivato quest'anno dopo, o c'è uno staff, una società e nuova che è arrivato dopo 5 anni o 6 anni di successi. Sappiamo benissimo cosa vuol dire giocare per determinati obiettivi, ma questa squadra ha bisogno del senso d'urgenza. Io ve lo sto ripetendo da più volte e vi invito a ragionare nella stessa maniera, perché deve essere quello che hanno la testa nei ragazzi. In più, la cosa più importante è che questa partita poteva essere una grande trappola e invece ci deve lanciare sulla partita di mercoledì, perché noi ancora ci crediamo a questa Coppa e vogliamo fare la grande impresa a Gerusalemme per poi dopo fare una grande nottata qui col Bayern Monaco e giocarci tutto l'ultima giornata di Eurocup.